Sindaco, ritorna a settembre Libri con uno sguardo sulla valorizzazione territoriale, gli autori della città di Sarno con insomma un respiro internazionale. Com'è questo ritorno insieme alle persone? Beh, insomma, è un ritorno che deve essere prudente, perché chiaramente insomma ci muoviamo ancora con le regole anti-Covid, quindi con entusiasmo ma anche con tanta prudenza, onde evitare possibili casi di contagio. Però con entusiasmo, perché i dati ci danno ragione, fortunatamente in Italia, quindi con un moderato ottimismo, secondo me va riorganizzata una vita sociale, insomma. C'è un filo conduttore in questo settembre Libri, che è la tematica della libertà. Lei diceva sono incontri per riflettere, per divertirsi, ma anche e soprattutto per recuperare un senso di libertà, insomma, prima psicologico in qualche modo. Appunto, insomma, sì. C'è una libertà da conquistare, che è rinunciare a una soggezione, insomma, diciamo. Ci siamo trovati in gabbia, ci siamo ingabbiati, un po' ci siamo ingabbiati, un po' ci siamo trovati in gabbia, quindi insomma bisogna riconquistare la libertà degli spazi liberi. Cioè, quindi sindaco, il coraggio di puntare sulla cultura? Assolutamente sì, insomma, o ci si salva tutti, come dice Papa Francesco, o non ci si salva, insomma, quindi o ci riapproviamo con prudenza, ripeto, sempre con prudenza, di tutti gli aspetti che reggono la vita sociale, e uno dei più grandi è fare cultura, ascoltare, riflettere, confrontarsi, discutere, e insomma, Settembre Libri ritorna con questo tema che mi sembra appunto di grande attualità, che è la libertà. Appuntamenti dal 1 settembre al 30 settembre. Ovviamente abbiamo voluto valorizzare anche i siti più importanti di Sarno, quali per esempio il bellissimo polo culturale dei giardini di Villa Lanzara e il Museo Archeologico Nazionale di Sarno, che sono veramente delle location spettacolari. Un momento veramente delicato, ed è un momento questo, con questa rassegna, un momento di rinascita. Ecco, la considererei veramente una rinascita, un momento per stare insieme, perché non si tratterà soltanto di libri, non ci saranno soltanto libri, ma anche piccoli eventi musicali con assisti locali e anche degustazioni di prodotti tipici del territorio.